Antonio Tajani e Roberto Gualtieri sono stati eletti per acclamazione presidenti rispettivamente della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Per Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente dell'Eurocamera nella precedente legislatura, si tratta di un risultato di rilievo in quanto unico italiano del PPE a ricoprire incarichi apicali negli organismi parlamentari. Tajani avrà dunque il compito di gestire tutti i dossier relativi alle questioni istituzionali come l'applicazione dei trattati dell'UE, le procedure di loro revisione e anche la delicata questione della Brexit. Per Gualtieri del Partito Democratico si tratta di una conferma alla guida della Commissione già presieduta per tutta la passata legislatura. Più investimenti, giustizia fiscale e completamento dell'unione economica e monetaria, i dossier a cui Gualtieri promette di garantire priorità nella nuova Commissione Affari Economici. I voti per il rinnovo dei vertici delle commissioni parlamentari premiano il Partito Democratico. Alle elezioni di Gualtieri si aggiungono quelle di Caterina Chinnici, Patrizia Toia, Giuseppe Ferrandino e Pietro Bartolo, rispettivamente vicepresidenti delle commissioni controllo di bilancio, industria, pesca e libertà civili. Raffaele Stancanelli, di Fratelli d'Italia, diventa vicepresidente della commissione giuridica per conto dei conservatori europei. Vittoriosi in Italia, sconfitti in Europa. La Lega, primo partito alle elezioni europee dello scorso maggio, resta esclusa dalla guida delle commissioni del Parlamento UE. Il gruppo Identità e Democrazia, dove trovano sistemazione gli europarlamentari del Carroccio, reclamava 2 presidenze e 9 vicepresidenze, ma alla fine delle sessioni di voto i sovranisti restano a bocca asciutta. Mara Bizzotto deplora quello che non esita a definire un cordone sanitario contro la Lega e parla di schiaffo alla democrazia, sferrato ai 9 milioni di italiani che hanno votato Lega e ai 20 milioni di europei che hanno votato per le forze del gruppo Identità e Democrazia. I leghisti, prima delegazione italiana in Parlamento europeo per numero di deputati, non riesce dunque a far tesoro dell'esito elettorale di maggio. Già nel corso della prima riunione d'aula il partito di Matteo Salvini ha visto sfumare la vicepresidenza del Parlamento europeo. Un esito che già allora aveva suscitato critiche e polemiche. Adesso la storia si ripete e la Lega affila le armi. Nel delicato voto per l'elezione del presidente della Commissione europea, gli italiani di Identità e Democrazia minacciano di far mancare il sostegno alla candidata designata, la tedesca Ursula von der Leyen. Il Parlamento europeo voterà martedì 16 luglio la fiducia a Ursula von der Leyen, candidata designata per la presidenza della Commissione UE. La votazione prevista per il pomeriggio sarà preceduta da un dibattito in aula quanto mai cruciale. La tedesca del Partito Popolare Europeo, indicata dai capi di Stato e di Governo, deve ancora superare le riserve dei vari gruppi parlamentari. Con i Verdi e la sinistra radicale della GUE, che hanno già annunciato un voto contrario, risulterà decisivo il confronto con i parlamentari, in particolare quelli liberali e socialdemocratici. In entrambi gli schieramenti non mancano malumori per una personalità ritenuta non all'altezza dell'incarico e il pieno sostegno dei gruppi al momento non è garantito. Si rischia pertanto un voto in ordine sparso dagli esiti imprevedibili come un'elezione con maggioranza di destra a sostegno socialista o addirittura una mancata fiducia. È stata von der Leyen a chiedere di tenere il voto il 16 luglio come previsto dalla bozza di agenda dei lavori d'aula confermata dalla conferenza dei capigruppo. La candidata designata per succedere alla lussemburghese Jean-Claude Juncker ha chiesto di non stravolgere l'ordine del giorno perché, ha spiegato, prendo sul serio gli accordi interistituzionali, in questo caso quello tra Consiglio e Parlamento UE, sulle alte cariche comunitarie, che vorrebbe la tedesca alla testa dell'esecutivo comunitario.